Gli aerei a reazione sono velivoli progettati con uno scopo ben specifico: raggiungere velocità impensabili per qualsiasi altro tipo di aereo. I caccia a reazione sono stati introdotti verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma ancora oggi solcano i nostri cieli durante le operazioni militari. In questo video vi presentiamo i 10 caccia più pericolosi mai realizzati, da quello che si muove come un UFO a un vero e proprio carro armato con le ali. Iscrivetevi rapidamente al canale e poi scalate insieme a noi la vetta di questa nuova classifica. Numero 10. Sukhoi Su-57. Cominciamo proprio dall'aereo che somiglia a una navicella spaziale. I fanatici dei voli giurano che la manovrabilità di questo caccia è talmente folle da sembrare di un altro pianeta. Eppure il Sukhoi Su-57 è un caccia progettato proprio sulla Terra, e nello specifico dai russi, che come sappiamo sono un popolo che non è disposto a scendere a patti con le capacità tecniche dei loro dispositivi. Gli ingegneri che l'hanno messo a punto miravano a un aereo che potesse viaggiare col pilota automatico ed essere comandato da un'intelligenza artificiale di tutto rispetto. Inoltre, sebbene si tratti di un velivolo di quinta generazione, possiede una tecnologia di sesta generazione. L'Su-57 è recentemente entrato in servizio presso le forze aerospaziali russe come il primo velivolo invisibile ai radar utilizzato dalla loro aviazione, sebbene il suo varo sia risultato in un incidente causato proprio dall'intelligenza artificiale. Numero 9. F-22 Raptor. Se preferite aerei dall'aspetto più terrestre ma con caratteristiche altrettanto spaziali, allora potete dare un'occhiata all'F-22 Raptor. Il suo nome completo è Lockheed Martin F-22 Raptor. È un aereo di quinta generazione dotato di due motori, un solo posto a sedere e un'adattabilità che lo rende perfetto in qualsiasi condizione atmosferica. Piogge, tempeste di vento non sono sfide che spaventano questo grande velivolo americano, in grado di combattere battaglie aeree di precisione e costituire una minaccia letale per i nemici a terra. L'F-22 fa parte del plotone dell'aeronautica militare degli Stati Uniti e viene affidato soltanto ai piloti che hanno superato un addestramento speciale. Questo colosso può raccogliere informazioni tattiche sul campo di battaglia e condividerle con le forze alleate. Con un pilota esperto e una squadra di manutenzione sempre sul pezzo, non ha nulla da invidiare agli altri velivoli presenti in classifica. Numero 8. Chengdu J-20. Dopo i russi e gli americani, è il turno dei cinesi, che non sono certo rimasti indietro nella produzione di caccia a reazione degni di nota. Alcuni sostengono addirittura che il J-20 cinese di Chengdu sia 1000 volte più performante dell'F-22 americano, sebbene le specifiche tecniche dei motori a reazione smentiscano questa teoria. Questo velivolo è stato progettato per eseguire missioni di attacco a terra in territorio ostile. Può raggiungere quote molto elevate, a velocità supersoniche, grazie alle sue ali a delta e alle sue dimensioni consistenti, che gli permettono di immagazzinare una quantità decisamente maggiore di carburante. Il J-20 è il frutto di diversi prototipi progettati appositamente per i combattimenti a distanza ravvicinata, ma è dotato anche di missili aerei a lungo raggio, raccolti in un'innovativa stiva interna molto capiente. Risulta invisibile ai radar e possiede un'interfaccia digitale tipica della tecnologia cinese. Numero 7. Dassault Rafale. Spostiamoci in Europa con un caccia sviluppato per la marina e l'aeronautica militare francese, il Dassault Rafale della Dassault Aviation. È un velivolo a doppio getto in grado di eseguire un'ampia gamma di missioni a breve e lungo raggio. Lanciare attacchi a terra e in mare, svolgere ricognizioni, gettare missili ad alta precisione e scoraggiare eventuali attacchi nucleari. È in uso da diversi anni ed è già stato utilizzato in operazioni di combattimento che si sono svolte in diversi paesi, tra cui l'Afghanistan, il Mali, la Libia, la Siria e l'Iraq. Questo gioiellino francese ha catturato l'occhio di altre potenze internazionali come il Qatar e l'India, interessate ad aggiungerlo alla loro flotta aerea. Il punto di forza del Rafale è senza dubbio il carico che può portare. La gamma di armi stivabili a bordo comprende dei missili aria-aria SRAM, AMRAAM, Maverick, PGM-100 e altri numerosi missili Harpoon, destinati alle navi e ai sottomarini. Numero 6. SR-71 Blackbird. Durante la Guerra Fredda, il vero nemico da battere in altitudine e velocità era l'americano SR-71 Blackbird, prodotto dalla Lockheed. Diversi decenni non sono bastati a nessun concorrente per costruire un aereo che potesse eguagliarlo in queste categorie. L'SR-71 è stato costruito in segreto alla fine degli anni 50, ma possedeva già abilità futuristiche. Ancora oggi detiene il titolo di velivolo più veloce al mondo, che può librarsi alla quota più elevata senza affidarsi alle propulsioni di un razzo. Il soprannome Blackbird, letteralmente uccello nero, deriva dalla vernice nera che lo ricopriva, progettata appositamente per disperdere il calore e mimetizzarsi nella notte.
Con lo sviluppo delle tecnologie che coinvolgono i droni e i velivoli guidati dal pilota automatico, intorno agli anni 90 il programma Blackbird è stato interrotto. Gli SR-71 hanno volato per l'ultima volta per la NASA nel 1999, prima di trovare la loro strada verso i musei di aviazione americani. Siamo già giunti a metà della classifica. Quali aerei pensate di trovare tra le prime posizioni? Approfittate della pausa per mettere like al video e iscrivervi al canale, così da non perdere nessuna delle nostre nuove classifiche. Su-30M. Gli ingegneri russi della Sukhoi hanno equipaggiato questo caccia con un cannone GSH-301 da 30 mm, dotato di 150 munizioni, 12 punti fissi per cariche esterni fino a 8.000 kg e la capacità di inviare le coordinate radar di 10 bersagli a 4 velivoli diversi nello stesso momento, dei quali due possono essere attaccati contemporaneamente dal Su-30 stesso. Il caccia viene definito multiruolo per la capacità di lanciare alternativamente missili aria-aria e aria-superficie. Vanta due posti a sedere e un sistema elettronico integrato che comprende un allarme radar Tarang, progettato dall'Organizzazione per la Ricerca e lo Sviluppo Indiana grazie a strumenti forniti da produttori israeliani. Questo caccia viene spesso paragonato agli F-15 americani per la precisione e capacità di bombardamento, grazie alle quali può effettuare attacchi letali a grande distanza. È largamente utilizzato dall'aviazione indiana, venezuelana, cinese e angolana. F-35 Lightning II. Non possiamo non menzionare in questa classifica l'F-35 Lightning II, un caccia monoposto e monomotore di quinta generazione che combina grandi capacità di mimetizzazione con un'elevata velocità e agilità. È stato progettato per diverse missioni per le quali sono necessari sensori integrati molto avanzati. Operazioni che un tempo dovevano essere svolte da una flotta di velivoli specializzati possono oggi essere portate a termine da un piccolo squadrone di F-35. Le sue capacità di raccogliere, analizzare e condividere dati lo rendono molto più di un semplice caccia. Si tratta di un'arma potente e intelligente, capace di coordinare e migliorare le prestazioni di tutti i mezzi in aria e a terra, permettendo ai piloti che lo utilizzano di svolgere con successo le proprie missioni e tornare a casa sani e salvi. Abbiamo tenuto per ultima l'informazione più interessante. Questo caccia può atterrare e decollare in verticale come una navicella aliena. Numero 3. Boeing F-15E Strike Eagle. Vi abbiamo accennato il suo nome poco fa e adesso ve lo descriviamo. Stiamo parlando del Boeing F-15E Strike Eagle, un caccia bimotore a reazione di classe Mach 2.5. Ha effettuato il suo primo volo nel 1986 e da quel momento non ha mai smesso di stupire. È armato di missili aria-aria a lunga gittata che possono penetrare le difese aeree terrestri dei nemici e possiede delle ottime capacità di visione notturna, grazie a tre nuovi display a cristalli liquidi a matrice attiva. È un aereo robusto che può trasportare carichi pesanti e voluminosi. Tra le munizioni che vengono più spesso caricate sugli F-15 ricordiamo bombe, missili e fucili automatici. Grazie a un sistema avanzato di navigazione integrata, questo caccia può volare 24 ore su 24 e mirare con estrema precisione in tutte le condizioni atmosferiche. Le sue statistiche sono una sfilza di successi e lo rendono uno dei caccia più richiesti dai paesi di tutto il mondo. Numero 2. Eurofighter Typhoon. L'Eurofighter Typhoon è un caccia bimotore prodotto da una collaborazione tra Airbus, BAE System e Leonardo. Viene attualmente utilizzato in Austria, Inghilterra, Germania, Italia, Spagna e molti altri paesi. Una delle sue caratteristiche peculiari è un alto grado di flessibilità in aria ed efficienza nelle prestazioni, determinata da un'ampia disponibilità di armi a bordo e una grande potenza di elaborazione per supportare gli aggiornamenti simultanei delle traiettorie dei bersagli dei suoi missili. Oltre ai cannoni a corto raggio SRAM e al Mauser da 27 mm, l'Eurofighter può contare su una recente tecnologia infrarossi, che guida i suoi missili aria-aria e impedisce la fuga dei nemici dal raggio d'azione dell'aereo, permettendo allo stesso tempo al suo pilota di evitare i colpi vaganti. I sistemi di controllo a bordo sono stati progettati per essere aggiornati continuamente e migliorare di volta in volta le prestazioni complessive del caccia. Numero 1. Talon FA-37. In cima alla lista abbiamo piazzato un aereo che forse non vedremo mai solcare i nostri cieli. Stiamo parlando del Talon FA-37, un caccia che nel 2005 ha debuttato nel film americano Stealth, Arma Suprema, come arma di distruzione della Marina Militare statunitense. Nella piccola vanta una capacità di Mach 3.5 e un raggio d'azione di 6.437 km. È accompagnato da un drone futuristico che lo aiuta a mirare e possiede un sistema di sicurezza e ricognizione unico nel suo genere. Se
Se dovesse mai essere realizzato, sarà in grado di compiere voli supersonici grazie a due motori combinati con detonazione e impulsi. Come suggerisce il titolo del film, Talon è un caccia stealth, capace quindi di nascondersi tra le nuvole e sfuggire ai radar nemici. Le sue ali si dispiegano come dei coltelli a serramanico e contengono dei cannoni interni per sparare missili a distanza ravvicinata. Secondo voi riusciranno mai a realizzarlo nella vita reale? Siamo arrivati in cima alla nostra classifica sui caccia più pericolosi del mondo e non vediamo l'ora di leggere le vostre opinioni sui vari modelli che vi abbiamo illustrato. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.